Buongiorno ragazzi. Ultimamente su TikTok mi esce solo un personaggio. Magliettina 205 grammi, 100% cotone, tubolare, mena dito. A breve ci sarà la prima tappa del party ride al Mottolino. Quindi andiamo a montare assieme la mia nuova bici ADH. Sbam. Iniziamo con la bici base rose sul fire DH. E adesso mettiamola a nudo. Questo era un piccolo easter egg. Togliamo anche l'ammortizzatore. E adesso mi cadrà l'ammortizzatore sulle mani. Eccolo. Ammortizzatore Fox, in regalo. Ora che la bici è nudo, vestiamola. Manubrio Whip, Switch Components, 320 grammi, 25 mm di rise, tubolare. Menadito. È tubolare, ma non è menadito comunque. A sto giro l'abbiniamo con un bellissimo RockShox Vivid Air del 1427. Stringiamo almeno a 500 Nm. Finché non spagniamo le viti. Oggi monterò questi bellissimi freni che matchano perfettamente col colore della bici. Manopole Audi direttamente dal nostro Front Ocean. E ora un pezzo da 90. Pedalino Switch Components Freeride. Ma sapete di tutto ciò che cosa manca? C'è un piccolo problema a tutto ciò: non ho le gomme. Ci vediamo direttamente al Mottolino con il montaggio finito. E sbam! Ragazzi, siamo al Mottolino per il party ride e ho montato anche le gomme. Vittoria mazza all'anteriore e martello al posteriore. E sbam! Mazza all'anteriore per avere un ottimo grip, siccome i tasselli sono più distanziati, un po' più cattivi. Invece al posteriore il martello con la mescola Enduro Race, i tasselli sono un pochino più vicini e quindi ti dà molta più scorrevolezza. Tra l'altro, se comprate i copertoni Vittoria sul loro sito, avete anche gratuito il montaggio presso uno dei rivenditori autorizzati Vittoria. E sbam! A parte gli scherzi, veramente potete farvi inviare direttamente il copertone da un negozio che rivende Vittoria, farvelo montare gratuitamente presso l'officina. Ah, cioè guarda, schiaccia i fiori! E soprattutto ragazzi, non fate come la Bea che schiaccia i fiori, affidatevi a Vittoria. Ha attivato un programma di recupero dei copertoni delle camere d'aria usate, trasformandoli in basi per parchi giochi o piste d'atletica. Ora però, sai di che cosa c'è profumo? Robando corazón y todo el dinero. Me gustan los bandoleros. Blowing the bank, tíralo pa' cielo. Lo quiero entero. Dinero, papi, te quiero. ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. Ragazzi, la giornata inizia con l'aquilone. Stanno? Per il party ride facciamo un raduno di aquiloni. In realtà sono delle porte da calcio, perché? Venga acá, suete papi, si me gusta sotto. Ci sarà una sfida ai calci di rigore con la bici. Ragazzi, siamo al Mottolino e siamo arrivati alla prima tappa del party ride. Quest'anno facciamo ben 5 tappe. I bambini si stanno radunando e chiaramente il bastardo. Io non sono un handicappato. Vedranno come ha fatto a rompersi i polsi. Allora, ho provato, la linea è grossa per la prima volta. Aggiornato sul primo panettone. Non ricordo perché, però. Faremo finta di aver fatto la linea grande. Va bene. Che sali perché gli altri ti stanno aspettando. Vai! Iniziamo col casino. Dinero, papi, te quiero. ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. I make this money. Bang, culi suelta, media loca, baila choca. I make this money. Bang, tres peligrites, gangale, bandidos en la noche, yo que mando aquí. Dinero, papi, te quiero. ¿Qué es tu problema? Yo tengo sueño. I make this money. Bang. Sono andato a perciare un albero. Allora, a quanto pare il party ride non è ancora iniziato e già il buon Luchino è morto. Hanno detto che hanno chiamato l'ambulanza. Ma hai chiamato te Albi, chi ha detto che Luca che è caduto? No. No, allora non so chi ha chiamato. Ma tu sei te con Luca? No, perché sono a casa ancora. Ah, buongiorno. Scusateria telefonica. Ma cos'è sto telefono, porco? Saba? Ma sei tu con Luca? No. Ma che cazzo che è con Luca? 2000 years later. Ma cos'è che ha fatto? Ha aggiornato di brutto il Sperdam che non ha salvato degli idropiccoli. Ha preso una stecca spaventata sulla schiena e gli fa male. E adesso è imballato. Bene. Benvenuti al party ride. Dinero, papi, te quiero. Che è tuo problema? Yo
aggiornato sta roba? Aggiornato questo probabilmente. Eccolo. Com'è? Picchiato schiena, no, culo. Ma l'hai mollata o no? L'hai visto? No. Sei stato eccessivamente forte. Dinero! Very cool, ma bro. Vedi a girare col casco in polistirolo dei puffi. Sì, è il casco d'enduro dei puffi questo. E scusate, adesso interrompo un secondo perché ok che i caschi da enduro sono comodi, leggeri, quello che volete, si respira molto bene. Anche Bluegrass da poco ha introdotto nel suo catalogo un nuovo casco da enduro fighissimo, Vanguard, che però appunto è stato introdotto per la sezione enduro. DH vuol dire alte velocità e nel caso di caduta impatti molto violenti. Usate un casco adatto all'impatto violento. Di sicuro ve l'ho già fatto vedere, ve ne ho già parlato tante volte del Bluegrass Legit Carbon. Però l'unica cosa che mi sono accorto è che in realtà non vi ho mai fatto vedere come esce il casco originale, perché sì, voi avete sempre visto il mio che è tutto colorato particolare. Però raga, quello originale è fighissimo uguale e vi arriva già con il portacasco. La cosa figa secondo me è che ultimamente Bluegrass è veramente data da fare con i colori. Questo magari in video sembra un normalissimo nero, ma in realtà è un nero platino verde dove si vede il carbonio fighissimo, e soprattutto sul sito continuano a rinnovare il catalogo con colori secondo me fighissimi. Ora questo è il top di gamma, costicchia come casco chiaramente, però vi offre la protezione massima, chiaramente sempre con tecnologia MIPS. Se non volete spendere una cifra del genere, io vi consiglio comunque di andare a vedere anche il Bluegrass Legit normale, non carbon, che è lo stesso casco ma chiaramente con la scocca non in carbonio, che però costa la metà ed è assolutamente valido e protettivo per far DH. Torniamo al party ride. Luca Cada caput. Ho visto. Elicotterato. In tutto ciò, non ho sulla maglietta del party ride. Ah, direttamente quella è esposta. Da, guarda il dettaglio, raga. Abbiamo messo la pergamena. Così io ad ogni party ride scrivo il luogo e la firma. E avete la firma originale di ogni tappa. Però Luis diceva che si possono acquistare solo in loco, giusto? Solo in loco, no online. Se volete le maglie del party ride, dovete venire al party ride. Patata e sbam. Forse non sono servito un cazzo perché l'abbiamo trovate qua. Acquisto inutile. Lancio la palla a terra. Devi cercare con la bici, devi far gol. Difficile il party ride è proprio ammassare la gente per fare il party ride. Chiaramente tutti hanno voglia di girare, quindi vanno. E dobbiamo fare i cagacat, bloccarli qui all'ingresso della flow line. Come il pesce, party ride. Ecco bello. 5 euro al chilo, party ride. Dove vai? Non fai il party ride? No, no, no. Non andiamo giù, dobbiamo andare. Tu non fai il party ride? No. Come siete asociali? Lezione dalla Martina. Ah. Party ride è una lezione di vita. Non è una lezione. No, il party ride. Vai indietro. Vai in fondo. Non si va. Andiamo in delay, stai tranquillo. Non fare troppo casino. Siete italiani? No, dalla Svizzera. Però parla italiano. Casa. No, dove stai andando? Oh, ma che una? Ma no, ma stai qua, ma guarda, proprio non passi te. Bella Toto. Dove stai andando? Bella. No, no, non sono con voi. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane. Ma avvicinate, vengono. Niente, timidi? Siete timidi? Sei timido? No, no, no. Cinati. Perché più sei timido, più ti mettiamo in imbarazzo. Esatto. Tu sei timido? Io sono Riccardo. Sai quello che ha vomitato tutta mattina perché ieri sera ha bevuto troppo. Mi raccomando ragazzi, un consiglio: non fate il party ride prima del giorno del party ride. È la prima volta che fate questa cosa? Perfetto, è il momento ideale per unirvi al nostro gruppo. Questa è un'esperienza unica. Venite giù al vostro ritmo. Ma in realtà bevila in fretta perché tra poco partiamo. Cioè, c'erano 10 persone con le bici a noleggio che le abbiamo convinti a venire a fare il party ride. Sono entrati un attimo al bar, li aspettiamo. Cosa stanno facendo? Oh, la birretta, vieni qua! L'unica regola è fate casino più che potete e urlate tutto il tempo! Viene il ferro! Ecco il casino!
andiamo giù io e te lì. Quella curva lì o quella dopo? Bella! Un applauso! Cesto per terra, qua dove c'è Ivo! Che lo tirate in faccia! Giù dentro, il trenino! È il duro compito di essere party rider organizzatore! Ma tu domani giri ancora? Sì, ma non è la domanda da fare adesso. Vai a urlare, porca di quella puttana. Madonna santa, mi chiede se giro domani. Sta girando adesso, madonna santa. Ghiacciatelo. Ghiacciate i più deboli. Non avete pietà. Dai, spingi su sta bici. Vai, porca bici. Oh, silenziosi come una merda. Ah, questo qua è il party ride per informazione, non so. Non è una messa. Ho bisogno di altre corde vocali, chi ne ha un po' da vendere? E siete qua in silenzio. Arrivo e siete qua in silenzio. Madonna! Oh! Abbiamo settato lo standard. Porticine che abbiamo comprato, saltando in aria bisogna cercare di colpire la palla, riuscire a far andare la palla e chiaramente nella porta. Prima tappa del Party Ride 2023 con Cipigan si è conclusa qui al Mottolino. Quest'anno devo dire che secondo me c'era anche più gente dell'anno scorso. Abbiamo beccato una giornata della Madonna. Ah, giusto, alla fine il buon Luchino sta bene, ci ha chiamato poco fa, non si è rotto niente, solo una grossissima botta per fortuna. Peccato che non ha potuto partecipare al Party Ride, ma se come Luca, non perché vi siete infortunati, ma non siete riusciti a venire a questa prima tappa, vi ricordo che già l'8 luglio ci sarà la seconda tappa e vi lascio sempre qui il calendario di tutte le tappe. Come avete visto il Party Ride, raga, ci tengo a sottolineare, un evento per far casino, per girare tutti assieme, non bisogna essere capaci di far qualcosa in particolare, però l'importante è che quando venite a questi eventi fate casino, non vi voglio vedere silenziosi e non vi voglio vedere spenti. Quando si fa il party ride si urla e basta e dovete arrivare a fine giornata che non avete più voce. Ci vediamo a una prossima tappa e spam. Ciao, sono Simone. Devo cambiare se che ti è il parco, quindi torno a casa. Hai capito? Yeah.